Partiamo con i glutei su un fianco, sistemate bene il braccio sotto la nuca, così, 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 come vi sentite più comodi. Schiena bene dritta, le spalle sono aperte. Un aiuto è immaginare di essere appoggiati a una parete, quindi dobbiamo tenere il bacino e le spalle sulla stessa linea. La mano d'appoggio leggera al materassino. Stendo la gamba sopra, quella sotto la teniamo leggermente piegata. Iniziamo ad allungare bene il busto e la gamba, spingendo bene sul tallone. Quindi piede a martello, spingo sul tallone, sento l'addominale che si attiva e inspirando comincio a sollevare la gamba verso l'alto, espirando scendo. Teniamo una leggera intrarotazione della gamba sopra, quindi la punta guarda verso il basso. Questo per aumentare il lavoro sulla zona laterale. Inspiro, salgo, espiro, scendo. Inspiro, salgo, espiro, scendo. Ripetete 10 volte, poi mi fermo. Tenendo il piede a martello vengo avanti, faccio un doppio calcetto avanti e col piede in punta vado dietro. Attenzione a non barcollare col busto, cerco di tenere la schiena ferma e lo faccio mantenendo gli addominali attivi. Doppio calcetto avanti, inspirando, uno dietro e allungo bene, inspiro, espiro. Se riuscite senza pausa, dopo 10 ripetizioni, da qua parto col movimento della bicicletta. Faccio 5 movimenti di bicicletta in un senso. Ricordatevi di respirare. E 5 movimenti nell'altro senso. I più ampi possibili. Vado bene indietro e vengo bene avanti. Sempre facendo attenzione a non muovere il busto. Se volete con la mano sentite se l'addominale è attivo. E poi mi fermo e riposo. Se sentite molto dolore, picchiettatevi per sciogliere la zona. Tenendo bene la gamba sopra tesa, il piede a martello, parto con la gamba intraruotata, salgo poco, extraruoto, porto il piede in punta e scendo. Intraruoto, salgo, extraruoto. Scendo, intraruoto, salgo, extraruoto, scendo per 5 volte, intraruoto, salgo, extraruoto, scendo e inverto, salgo in extrarotazione, scendo, intraruotando, extraruoto, punta, salgo, intraruoto, flex, scendo, extraruoto, salgo, intraruoto. Scendo, tengo il piede in punta, extra ruoto leggermente la gamba, tengo la gamba tesa e disegniamo 10 piccoli cerchiolini in un senso, piccoli e veloci, e 10 piccoli cerchiolini nell'altro senso. E mi fermo, picchietto un po'. Naturalmente potete fare questi esercizi mettendo una cavigliera, quindi potete usare una cavigliera da mezzo chilo, è già sufficiente, non c'è bisogno di mettere troppo peso. Prima di ripetere tutto sull'altro fianco, passiamo pancia sotto, mettiamo le mani sotto la fronte, teniamo le spalle bene aperte in modo da sentire le ascelle che vanno verso il materassino, allunghiamo bene tutte e due le gambe tese con i piedi in punta, attiviamo i glutei e gli addominali e sollevo poco tutte e due le gambe da terra e vado a fare 20 battutine, apro, chiudo, veloci, attiviamo bene i glutei e teniamo gli addominali bene attivi e riposo, sollevo solo la gamba destra e faccio 10 molleggini verso l'alto e la sinistra
senza sollevare la cresta iliaca dal materassi. Piego tutte e due le gambe, porto i piedi in flex, allontano un pochino un ginocchio dall'altro e sollevo tutte e due le gambe e torno. Sollevo e torno. 10 volte. Sollevo e torno. Sollevo e torno. Allungo e riposo la schiena. E vado a ripetere tutto sull'altro fianco. Quando avete fatto gli esercizi su un fianco e sull'altro fianco, vi mettete sdraiati sulla schiena, gambe bene piegate, piedi paralleli, più o meno alla larghezza delle spalle. Mi raccomando, i talloni bene vicino a voi. Vogliamo attivare ancora il gluteo e la parte posteriore delle gambe. Buttando fuori l'aria, facciamo una leggera retroversione del bacino, teniamo gli addominali e i glutei attivi e solleviamo bene il bacino verso l'alto. Inspiro, tengo la posizione ed espirando scendo lentamente. Inspiro a terra, espiro, salgo. Inspiro su, espiro, scendo. Buttando fuori l'aria salgo, resto su, inspiro ed espirando porto le braccia dietro. Inspiro ed espirando riporto le braccia al materassino. Inspiro ed espirando scendo. Butto fuori l'aria, salgo. Tengo la posizione, tengo i glutei attivi. Se sentite che i glutei non si attivano vuol dire che dovete andare o un po' più su o rimanere un po' più giù, ma dovete sentire i glutei bene attivi, non solamente la parte posteriore delle gambe. Porto le braccia dietro, torno e scendo. Quando ne avete fatti 5, tornate su, vi fermate col bacino sollevato. Portate le braccia verso l'alto, piazzate bene le spalle, le scapole al materassino, il collo è rilassato, non butto il peso sul collo e scendo 5 cm e torno su. Quindi non riappoggio a terra e salgo. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Per 10 volte. Al decimo resto su, riporto prima le braccia al materassino e torno. Riposo portando le ginocchia al petto. Parto con le gambe unite adesso, piedi e ginocchia ben unite. Buttando fuori l'aria, sollevo di nuovo il bacino, puntate le ginocchia bene in avanti, stringete bene i glutei e torno. Butto fuori l'aria, salgo, inspiro, espiro, torno. Butto fuori l'aria, salgo, inspiro, espiro, torno. Quando ne avete fatti 5, sollevate il bacino, rimanete col bacino sollevato e porto la gamba destra tesa verso l'alto. E mettendo il piede in flex scendo verso il basso e piede in punta salgo. Espiro, scendo, inspiro, torno per 5 volte e su. E naturalmente senza riappoggiare il bacino saranno 5 volte anche con l'altra gamba. Scendo e salgo e scendo flex. Salgo punta. Quando ne avete fatti 5 vi fermate e lentamente scendete una vertebra alla volta e ginocchia al petto